Siamo pronte, ragazze? Siamo pronte. Valentina, tu sei pronta? Pronto, pronta. E Annabelle? Prontissime. Allora, siamo pronte, ma per cosa? Apicoltura. Che cos'è, Viola? Allora, stamattina vi vogliamo presentare questo progetto che si chiama Apicoltura. Allora, APE sta per attitudini, percorsi e esperienze. E sta anche per aperitivo, perché noi vi invitiamo a un aperitivo. Quando? Allora, il primo aperitivo si terrà mercoledì, questo mercoledì, 1° febbraio, alle ore 18:30, proprio qui. Infatti vi presentiamo, vi apriamo le porte della biblioteca comunale. Ti piace questa biblioteca? Mi piace. Perché se non ti piace tanto, ti volevo dire che noi la stavamo... Ma noi chi? Ma chi? Allora, ci presentiamo. Ti presento Valentina Carannante, detta Valevà, ma non sappiamo ancora perché. Ti presento Veronica Romeo. Ti presento Annabelle. Buongiorno. Che è andata a camminare stamattina. E poi ci sono io. Ok, allora, no, però non vi abbiamo spiegato di che cosa si tratta apicoltura. Allora, spieghiamolo, Veronica, lo vuoi dire tu? Apicoltura è un appuntamento che si terrà in biblioteca ogni mercoledì pomeriggio 18:30 e l'invito più grande va a tutti i giovani. Vogliamo essere un po' più specifici oppure lasciamo che la gente venga a scoprire da sola? Sì, un assaggio possiamo rivelare. Allora, sono degli appuntamenti in cui noi avremo un ospite di cui riveleremo l'identità soltanto alla fine. E questo ospite è una persona che si è distinta in un determinato ambito professionale che può interessare ai giovani e che viene qui a raccontarci le sue attitudini, i suoi percorsi e le sue esperienze, gli ostacoli che ha dovuto superare, in che modo li ha superati, i consigli che può dare ai giovani e quindi la sua storia. Questo è il succo del discorso. E alla fine poi beviamo e mangiamo all together. E però dobbiamo dire che siamo anche, diciamo, abbiamo anche la collaborazione dell'amministrazione comunale e in particolare dell'assessore Dina Stella. E quindi vi aspettiamo tutti, vi invitiamo di nuovo mercoledì 1° febbraio alle ore 18:30 nella biblioteca comunale di Monte di Procida. Venite tutti. Come vogliamo lanciare uno slogan? Allora, lo slogan è un aperitivo, una domanda e la risposta che cercavi.